contento il cuore, il cuore. Un prestigioso caffè affacciato su Piazza Trieste e Trento nel Salotto di Napoli è l'idea realizzata dal Teatro di San Carlo, inaugurata stasera all'interno del nuovo foyer. Da oggi non solo i frequentatori del teatro, ma anche i cittadini ed i turisti potranno fermarsi nel nuovo bar ospitato sotto la platea del Massimo Napoletano, aperto tutto il giorno, caratterizzato dall'elegante struttura circolare ed affidato dalla sovrintendenza alla nuova gestione dalle cure di una storica pasticceria cittadina come quella di Scaturchio. Una promessa di prestigio, comfort e gastronomia napoletana. Dà una grande riqualificazione, rilancio e soprattutto vita a questo teatro che nella nostra prospettiva deve vivere nelle sue varie articolazioni, nei momenti di socialità, nei momenti dello stare insieme, del rinfresco, dell'apertura alla città, anche come dire, utilizzando gli spazi esterni di Piazza Trieste e Trento, che devono essere spazi sempre più vissuti, lo stesso ci auguriamo a breve possa essere Piazza Plebiscito, dove c'è un nostro progetto presentato in prefettura che vede l'utilizzo di spazi pubblici, quindi anche da parte degli esercizi commerciali, insomma questa città sta vivendo, vuole vivere. Il teatro si apre alla città e oggi mettiamo un altro tassello. E prima dell'inaugurazione si è svolto il consiglio di amministrazione del San Carlo, dal quale sono emerse le ultime iniziative intraprese in favore del teatro e dei suoi lavoratori. Abbiamo deciso di chiedere urgentemente una nuova convocazione al ministro Brai e alla presidenza del consiglio per illustrare la nostra posizione. Un teatro virtuoso da questo punto di vista e non può avere le condizioni capestro che sono state previste. E che quindi ribadiamo la nostra decisione che comunque non devono essere assolutamente toccati i livelli salariali dei lavoratori. Il Comune non solo non ha più debiti col San Carlo, conferma non solo il suo impegno in termini di liquidità, ma anche l'impegno che sta mettendo in campo per la patrimonializzazione, cioè credo che il Comune stia facendo veramente il massimo in tutti i tavoli per rilanciare alla grande il San Carlo e dare soprattutto serenità e sicurezza ai lavoratori. Mi piace, piace perché mi piace.